Signori e signori, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera, 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 salve, salve, buonasera, buonasera, salve, com'è? Buonasera, buonasera, buonasera. Com'è? Grazie Homer per i 48 mesi. Buonasera, buonasera, buonasera. Volevo dirvi effettivamente buonasera ed è per questo che vi dirò buonasera. Attualmente no, Lello. Dimmi, Sif, cosa vuoi? Sei incoglionito. Buonasera, buonasera. Leila. Chi è che compie 5 anni il mese prossimo, eh? Chi è che ne compie 5? Tu? Mica. Sei sicuro che sia proprio una buona sera? Ma non lo so, cioè io sono... Sono un po' stanchino, abbiamo fatto un bel girettone con Sifettone. L'ho portato a fare il vaccino. Da Dapondolo si fa i 21 mesi. Buon mesiversario a noi, grazie mille, grazie mille. Buonasera. Il vaccino è andato abbastanza bene, gliel'ha fatto in un istante, lui neanche se n'è accorto, quindi a posto. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Bene, no? Bene, no? E voi come state? Eh? Voi come state? Se devi fare basta di venire su però, che mi accendi la luce e mi incasini tutto. Vai via! Non vuoi stare qui, va bene, però basta che non stai in mezzo ai coglioni. Guarda te. Cosa c'hai? Mi guarda. Sabato mi taglio i capelli. Nel caso siete interessati, così lunedì mi vedete più fresco. Guarda che mi ha aperto di più la porta, sei proprio uno stronzo. E non mi guardare, vai via! Mamma mia. Vuoi il pastorino? Non gli do niente, non gli do. Che mi ha fatto la diarrea. Un fumetto di Dottor Strange da tanto agoniata spilletta da moda. La spilletta la posso capire, ma scusami, il fumetto di Dottor Strange potrei andartelo a comprare. Mozzone. Una fame. Ha mangiato, ha mangiato. È stato bravo oggi? Sì, però ho fatto la diarrea, non ne voglio altra. Che dopo mi sveglia alle 4. È stato bravo adesso, poi vediamo. Guarda te. Se gliene vuoi dare, glielo dai e poi è responsabilità tua. Se ci sveglia, esci tu. Non come l'altra volta che mi sono alzato io. Ho capito, io sono un fumetto di Dottor Strange. Minchia. Cuffia Steel Series? Assolutamente sì. Apri il mio link e troverai tante belle cose. E facciamo anche felice Amazons. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Come state? Eh? Vi sentite... Non lo so, come vi sentite? Vi sentite confusi? Ce l'abbiamo finiti. Meglio, meglio, meglio. Meglio. Affamato. Io ho mangiato le spiancine fatte dalla mia signora. E sono venute bene. Vi faccio vedere. Nel senso che le ha fatte proprio a mano lei, ha tritato pollo, ha tritato lo spinacio, guarda qua che belle, erano proprio buone. E vabbè, ecco qui. Proprio buone. E che ieri ha usato il panko, però il panko secondo me è sopravvalutato, l'ho detto. Buonasera dottor Cold, buonasera. Sfogarsi ora con la sua splendida compagna perché quando giungeranno i pargoli lei non avrà più alcuna voce in capitolo su nulla, nemmeno su Sif. A me sta bene, eh? Cedo alla violenza. Mi metto lì.
Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Drake, mi preparo a prendere la patente a 24 anni. La benedizione, gattone. Tantissimi auguri e grazie per i 52 mesi. E grazie anche a Kaioken, se ne va un altro mese, qui siamo in difficoltà con le ultime verifiche prima della maturità. Posso chiedere una benedizione? Tanti auguri, però vado a studiare adesso, mi raccomando. È importante. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Mio vicino sta arrostendo in giardino, una fame che mangerei in una macelleria. Io ho radunato i vicini di casa per scoprire chi è che frigge la mattina. Alcuni pensano che sia un supermercato, ma non può essere, perché la domenica mattina è chiuso. Qui c'è qualcuno che frigge pesce e io voglio sapere chi è. Ne ho il desiderio. Cioè, non è vero, non è il desiderio, cioè proprio devo saperlo. Guarda, quasi la prossima volta che sento profumo, mollo la live a metà e vado in cerca col naso. Ma si può fare questa cosa qua? Kitsune, siamo sicuri? Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Non mi vuoi far venire un coccolone? No, capito. Grazie. Riccardo, ringraziate tutti Kitsune, che qua ce ne sarà. Riccardo, e Counter è tornato su. Sgancia il video subito. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Arriva, L'avevo caricato oggi. Pensavi di prendermi in contropiede, cioè a parte il fatto che mi hai preso in contropiede per questa roba qua che è incredibile, infatti adesso non so più dove devo andare a cliccare. Grazie mille. Aspetta, dov'è che devo... Eccolo lì. Aspetta, che devo... Voglio pubblicarlo, ma solamente per i sub. Riccardo, okay. Dai una cospicua mancia al signore. Salva modifiche. Pubblica. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Che autorizzazione tutti, solo per abbonati. Eccolo lì. Pubblica. Si è verificato un errore. Perfetto, no? Vedo che Twitch, Riccardo, funziona sempre alla grande. Soprattutto quando uno è sotto, magari un po' sotto pressione, c'è un po' di ansia, cioè è stato successo una roba. Riccardo, dai una cospicua. Lo potete vedere? Dovreste poterlo vedere. Adesso non so come si fa, Riccardo, però l'ho caricato su Twitch. Ringraziate tutti Kitsune, ragazzi, perché ha dato un bel boost al counter e il video per i sub è uscito. Abbiamo completato il livello 5 del Life Train. Riccardo, ma scusami. Ad una prima botta così, grazie mille. Facciamo un bel applausone. Ci abbiamo un emote da festeggiare? Riccardo, dai una cospicua. Mi droppate un po' di gattini che saltano, per favore? E di trombette? E di ballo. Grazie anche a Marco per i 3 mesi, a Matteo per i 22 e Neryl per i 42, sempre con lei, grazie mille. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Cazzo. Grazie Marco per gli altri 10 sub. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Mi volete uccidere stasera? Mi volete uccidere. Allora. Adesso facciamo. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Però per questo vi devo mettere un pochino di più perché è pesante così. E metto spoiler. Riccardo, dai. Oh, Chabul per festeggiare, no. Sei che cazzo, no. Spoiler. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Pre-live. Ecco qua. Ecco qua. Riccardo, dove si vede? Dovreste poter... Adesso ho caldo. Che va, vabbè, mi accendo anche il ventilatore. Riccardo, dai una cospicua mancia. Grazie Andri per le 5 sub. Madonna.
La follia. Riccardo, proprio. Dai una cospicua mancia al signore. La follia. Le altre TikTok ci durerà tutta la live, non importa, va bene così. Dovreste Riccardo, poterlo trovare dai video. Dai video. Riccardo, pazzissimo questa sia, siamo appena partiti così, già così. Hi Binge. It's a dramatical Riccardo, moment. Dai una cospicua mancia al signore. Very nice moment. Conferma nella sezione video. Ok, Riccardo, subscriber. Subscriber. Potete andare nella sezione video e guardarvi il weekly. Riccardo, dai una dopo magari. Dopo. Dura 19 minuti, confermo. È la follia, Gabriel, la follia. Qui, qui c'è la follia. C'è Kitsune che ha sparato 100 sub. Marco ne ha buttate altre 10. Cold altre 10. Ma aspetta, questi non li ho mica visti. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Cioè, stavo elencando come... Scusa, ma anche Cold altre 10 sub. Grazie mille, non ti avevo mica visto, eh. Cos'è, l'aveva fatto stealth? Perdonami, non l'avevo... Non ti ho proprio visto. E mi ero perso di 10 code, effettivamente sì, grazie. Grazie anche a Dado, Messer Gatto, sono ormai 2 anni, 23 mesi, ma dettagli. No, 24 dice qui, eh. Dice... Ah, perché dici che in realtà sarebbero 23 mesi, perché il primo mese te l'ho fatto prima. Sì. va bene, va bene. Binch, Kitsune gift me 100 subs. And, Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Il video in questione è quello segnato 6 ore fa? Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Si chiama vlog. Mo.mov, perché ancora non gli ho dato un titolo. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Dove si può trovare il video? A parte il fatto che non guardatelo adesso, stronzi. Credo che cliccando qua, Riccardo, dovrebbe esserci. Mettiamo della musica, mettiamo della musica. Ce l'ho da Bubble Trouble qui. Yeah. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Thanks, Binch. Non è vero, Cold! Non è vero! Oh! Non è vero! Oh! Non partire, sai? A fare la vittima. Guai, eh? Grazie, Enias. Un brindisi a Kitsune. Grazie per i 12 mesi. Sia mai che Cold ammette di avere colpe, eh? Riccardo, dai una cospicua. Grazie. Se clicco sul video mi parte questa live, è normale? Riccardo, dai una cospicua. Fammelo provare ad aprire da qua. Riccardo, dai una cospicua. Video. Allora, cliccate sul logo del canale, cliccate su video. E c'è, eccolo qua. Contenuti in evidenza e caricamenti recenti. È il primo, 6 minuti fa, 0 visualizzazioni. Dice 7 ore fa, effettivamente, perché l'ho caricato io 7 ore fa. Che culo che l'ho caricato. Voi non avete idea. Che culo che l'ho caricato. Esatto. Voi non avete idea. Sì, a me era partito. A me era partito. Aspetta, adesso lo riprovo. Io ho scoperto, o meglio riscoperto, che caricare un video su Twitch è pura cattiveria. Sì, 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 parte. Grazie, Gabriel. Ma adesso quanta gente c'è che regala? Che non mi voglio perdere nessuno. Grazie per il 5 sub, Gabriel. Allora. Riccardo, dai una cospicua. Aspetta, passo un po'.
che non riesco a parlare. Grazie Jorad per i 18 mesi. Ho caricato il video. Il video pesa circa 8 giga perché sono 20 minuti in 4K. Ok? Su YouTube ci ha messo una roba tipo 10 minuti. Per caricarlo su Twitch ci ho messo un'ora. Ok? Caricato dallo stesso Mac nelle stesse condizioni, semplicemente uno su YouTube e uno su Twitch. Nel momento in cui l'hai caricato su YouTube, o mentre lo stai caricando, puoi modificare tutte le varie opzioni. Metterlo in elenco, mettere la descrizione, mettere il titolo e tutto quanto. Quando carichi su Twitch, c'è solo l'upload. C'è solo l'upload. Io sono stato qui ad aspettare perché un'ora per caricarlo e poi una roba tipo due ore per Riccardo, dai una cospicua. Per elaborarlo, perché avevo paura che lo pubblicasse, perché non te lo dice, non te lo dice che te lo mette privato. Il video rimane lì e tu sei lì ad aspettare come uno scemo. Sono dovuto andare a portare il sifettone a vaccinare. Guarda, ero Riccardo, così bianco, perché poi dopo se esce, cioè, lo vedono, e allora che senso ha tutto il teatrino, tutta l'attesa e tutto quanto? Cioè, è la follia proprio. Loro ci difendono che la piattaforma è per la live, non per caricare, quindi non è una priorità. Allora, va bene, però YouTube nel frattempo sta diventando una piattaforma per streamare, e a quanto pare Twitch sta perdendo streamer. Come la mettiamo? Riccardo, dai una cospicua. Bravi, bravi. Cioè, dov'è che eccelle adesso? Sul sito Sub quando ci metti a caricare un video del genere? Non li carico così pesanti sul sito dei Sub perché ho un limite. Io ho un limite mensile di un tot di giga, che è di... non mi ricordo quanti giga sono, in base a quante persone vedono. Se io carico un video in 4K, lo vedono in pochi. Lo vedono veramente in pochi e si blocca. Quindi cerco sempre di abbassare la qualità per i video dei Sub. Come velocità... sai che non ti so dire, non ci sono mai stato troppo dietro. No, in realtà... ho caricato l'ultimo video. Era leggero l'ultimo video dei Sub, non durava molto. Riccardo, vabbè, dai una cospicua mancia al signore. Diventando da Mock è quasi meglio. Sì, 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 sì. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Va bene, comunque grazie mille ancora Kitsune. Parial, siamo arrivati a Parial, vediamo come siamo messi qua nella lista. Riccardo, dai una cospicua mancia. Ma ha regalato la sua barca a Victor. Riccardo, dai una cospicua mancia. E anche a Paride. Però adesso mi sono perso la lista. Vabbè. Papi. Riccardo, dai una cospicua mancia. What does the man in the clip say with the sub notification? Oh. Riccardo, dai una cospicua mancia. Non so come si traduce cospicua. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Ok, Riccardo, give a generous tip to the gentleman. A generous è cospicua. Generous. Banale, banale se posso dire. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Anche conspicuous? Esiste conspicuous? Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Riccardo, dai una cospicua mancia. Che tra l'altro volevo... aspetta, un secondo. Volevo Riccardo, aumentarla, sapete? Per chi regala più sub, non so se si può fare, però volevo metterla completa. Vediamo Riccardo, se c'è su YouTube. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore.
Riccardo, dai una cospicua. Eccolo qua. Per le donazioni, quelle più corpore. Poi non so se si può fare anche con, Riccardo, i pacchetti più grandi. Volevo questa cosa qua. Tenga. Il signore ha detto cospicua. Va bene, basta che facciamo in fretta però. Certo, Alberto, Riccardo, Alberto. Cospicua, mancia, signore. Cioè, mi piacerebbe effettivamente fare questa cosa qui. Aspetta, vediamo se riesco a farvela vedere. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Aspetta, scusami, le devo mutare un attimo perché altrimenti diventiamo pazzi. E così. E dov'è? Chrome, così e così. Ecco, tra l'altro, sì, saranno copyright queste cose qui, non penso. Però va bene. Si dovrebbe potere, perché vedi che fa. Buonasera, dottore, stia tranquillo, a domani. Due tavoli. Per quanti? Per due. Praticamente un tavolo per uno. No, guardi, non si preoccupi, ne basta uno di tavolo. Il mio autista mangia con me. Va bene, ma... Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Meglio. Tenga. Il signore ha detto cospicua. Va bene, basta che facciamo in fretta però, certo, eh. Alberto, accompagna i signori. Tavolo numero 17. Aia. Ah, che palle. Che palle, se me lo riguardo. Grazie mille. Il signore ha detto cospicue. va bene, basta che facciamo in fretta. Ah, ma sono finite quelli kitsune in realtà. È perché ne sono partite altre poi. Perché l'audio del gioco è così alto? Molto carino Ricky e Barabba, sì. Forse un po' banalotto, Riccardo, però vabbè. Adesso è partito Marco. Sì, poi io ne ho due diverse. Una per quella sopra 5 regali. Si streamlabs, se dico uno di questi. Sì, va là, grazie. Che volevo... Ci stavo giusto pensando l'altro giorno, però ho detto, vabbè, chi vuoi che mai che faccia una roba del genere prima. Ma per me l'audio è altissimo. Non è altissimo per voi l'audio? È solo per me, sono matto? Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Ditemi voi, per favore. Adesso io non so più che ringraziare, tipo Luke, attualmente sono un po' indaffarato con lo studio, Riccardo, ma quando riesco la seguo volentieri, grazie mille. Sarebbe troppo chiedere la sua benedizione per la sessione estiva? Assolutamente no, tantissimi auguri, grazie mille. Grazie ad Euridice per i 33 Riccardo, mesi ed Erguso per gli 8. È alto? Era alto. Ma perché i giochi cambiano il volume da un giorno all'altro? Riccardo, dai una cospicua mancia. Un 84, secondo me va bene. Meglio? Sì, Kitsune 100 in un'unica volta, sì. È lì che... Vabbè, non, ovvio che non mi aspettavo 100 in un'unica botta. Me ne aspettavo 10. Volevo farlo per quello l'alert, non per le 100, ovviamente. Va bene, l'audio è ancora alto. Arrivederci. Poliziotto di merda che lascia le robe fuori dal bidone qua. Riccardo, dai una cospicua mancia. Audio ok, e allora sono io sento altissimo, sarà che sono diventato sensibile, non so, mi sanguinano le orecchie. Riccardo, dai una cospicua mancia. Ma tantissimo, per me l'audio è altissimo. Salve. Che fa lei? Riccardo, dai una cospicua mancia. Ma in pigiama, che bella barba. State ringraziando tutti i kitsune, vero? Tutti quelli che hanno ricevuto il regalo e anche gli altri. Riccardo, dai una cospicua. Tutto questo. Sono sensibile, sì, mi fanno anche male le mascelle oggi. Riccardo, io abbasso il mio audio, allora. Abbasso il mio. Un cliente al garage. Riccardo, dai una cospicua. Bravi, belli, mi piace che non lo facciate così. Ripara, Riccardo, ma perché me la fa partire come se fosse una gara? Devo ordinare una ruota nuova, anche di più. Riccardo, dai una cospicua mancia. Comunque, sì, scusate, ero preso delle emozioni che non vi ho detto qual è il nuovo sneak peek. Allora, voi sapete che sto facendo dei nuovi pre-live, saranno delle robe abbastanza cazzute. Riccardo, dai una cospicua. Ok? Se arriviamo alle 3450, vi faccio vedere in anteprima il video che mi ha già mandato la Roby. Ok?
Riccardo, dai una cospicua mancia. Con le quattro diverse stagioni del pre-live. Riccardo, dai una cospicua mancia. Infatti ci sarà un pre-live per ogni stagione, più quello di Halloween, più quello di Natale. Riccardo, dai una cospicua mancia. E attualmente Tofu sta facendo Un giorno ed una notte. Ok? Adesso devo ancora decidere come gestirli. Non volevo sovraccaricare troppo Tofu. Prossimamente aggiungerò anche altre cose. Per ora ci andiamo avanti così. Pasqua niente. Con i tuoi. Con Senji. No, parti di auto. Riccardo, dai una cospicua mancia. Riccardo, dai una cospicua mancia. Just as I wanted. Riccardo, dai una cospicua mancia. Cannone pre-live lo metterà mai? No. Per me non ha senso il countdown nel pre-live. Perché tutte le mattine e tutte le sere parto sempre alla stessa ora. E poi mettere un countdown. Ah, non c'è il tabacco lì, effettivamente. Riccardo, ma è arrivato però. Fuck, come non ci sono i prodotti? Non li ho ordinati ieri? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Non ho ordinato le sigarette? C'aveva ragione la signora, comunque. Ah, sì, mi ricordo. Ecco qui. Per me non ha senso mettere il counter, perché tanto la live parte sempre alla solita ora. E non vedo perché devo mettere un numero a streaming, che poi magari faccio partire il pre-live o un po' prima o un po' in ritardo. E poi cosa succede? Che se lo faccio partire la live prima, il counter finisce prima? E se lo faccio partire dopo, il counter non finisce? Ricordo. E che senso ha? Grazie a Meccotto, si fa fatica a seguire il live, ma si recupera tutto, è fantastico, grazie mille. So che moltissime utilizzano il counter prima di partire, sono più in orario di me, si vede. Io non ho mai fatto partire la live all'orario giusto, il pre-live. La live sì, siamo sempre giusti più o meno. Il pre-live mai. Sarebbe comodo in past. Ma su YouTube è già tagliata. Se tu vai su YouTube è già tagliata. Anche perché poi dopo cosa succede? Metti che c'è il counter e sto cagando. A che serve? Guarda che c'è la coda qua. C'è il coyote paun. Romina, grazie per il mio visione di intrattenimento, meglio di qualsiasi film o serie TV. Oh, grazie mille. Di cosa parliamo? Del pre-live. Quello che potrai vedere se ti subi, Momo. Subati. Non c'è un altro, ecco. Su Twitch c'è anche la chat. E allora scendete a patti con sta cosa del counter, cioè della live. Sapete che sono più o meno sempre 20 minuti. La sera dovrebbero essere 10, la mattina sono 20. E che vi devo dire? Seguo vari streamer e nessuno rispetta quel counter, perché per un motivo o per l'altro ritardano quei secondi, quei minuti in più. Quindi che senso ha metterlo? È quello che sto dicendo io. A me farebbe impazzire il cervello, ma... Ragazzi, non è da ieri che streamo, eh. Sono 8 anni, stiamo andando per i 9. Ok? Cioè, se non l'ho mai messo, vuol dire che saprò anche quello che faccio. Spero. Ok, play solve. Il tobacco. E qua l'alcolico. Porca miseria, l'alcolico moro. Che era così. Ascolta, ma la birra calda? Che bella idea. Non bevo, però sono sicuro che la gente non la vuole bere la birra calda. Prima
much what I ask for. Sofì, ma siamo già a 47, eppure mi sembra ieri quando feci la mia prima su Balei. Aspetta che metto giù le ruote, ok. Ovviamente la si segue dai tempi in memory e da allora cerco sempre di supportare al meglio. Le si vuole bene, grazie per tutte le risate, grazie mille a lei. Sì, esatto, ogni tanto cacco prima de... Stasera non ho fatto la cacca, eh. Infatti Vince è lì che sta aspettando che io vada a fare la cacca. Non ho fatto la cacca, quindi probabilmente dovrò andarla a fare, anche perché adesso mi sono emozionato. Dovete sapere che Binge in live da lei c'ha il comando gatto, che se fai punto esclamativo gatto viene fuori scritto non riesco a fare la cacca, perché una volta l'ho twittato. È vero, eh? Provate. Gabriel, fammi un SEO a Binge, che così la gente può andare a provare a vedere se cacco. Ok, qui è tutto a posto. Qui è tutto a posto. E che ha, signorina? La pasta abrasiva, ok. Bologna, Bologna! Pochi ma buoni, le si vuole bene anche a lei, grazie mille. Che faccio? Come funziona sta roba? Ah, sì, mi ricordo. Ah, proprio come se fosse una lucidatrice? Però non mi dice che ha finito. Yeah, you heard your name. I'm talking about you and your live stream and your comment about me. Ah, giusto, questa qua è anche... Che è? Come funziona sta batteria? Acceso, spento? Che cazzo di batteria è, signor? Che è? Non ho capito. Qual è il problema? Con un po' d'acqua? L'olio. Ho l'olio io? Cos'è qui? L'olio. No. Che cazzo devo fare? Cosa mi sfugge? Questo specchietto? È rotto? Veramente? Ma come avrei dovuto capirlo? Mi sembra perfetto. Ma vaffanculo, va. E anche l'altro. Vabbè, ma... Cioè, scusa, è la follia questa. Come avrei dovuto capirlo? Vabbè. Che puttanata. Great job. Great job. Comunque, che fate? State passando una bella serata? Si rompono quando li controlli? Sì, perché in realtà è come la truffa dei Tergi Cristalli. No, signora, questo va cambiato, eh. Incredibile. Grazie. Mi servono altre ruote, però, qua. Pasta abrasiva. $80! Ma siamo fuori di testa. Che conto viene fuori qua? C'è tanto quanto riparare la macchina che... Chi è? Seguo la live, fai bene. La truffa dei Tergi Cristalli non te la ricordi, Gabriel? Vabbè, sono passati 20 anni. Però una volta c'era questa truffa dei benzinai che ti facevano sì benzina, però ti dicevano guarda, il Tergi Cristallo qua è vecchio, è rovinato, è da cambiare. Ti vendevano il Tergi Cristallo nuovo. Ma anche se l'avevano fatto amici di Striscia, avevano fatto vedere che anche se l'avevi appena cambiato nuovo, ti dicevano no, questo qui non va bene e te lo facciano cambiare uguale. Non te lo ricordi? È stata una roba incredibile. No, Orsino, vedrai che adesso andrà tutto meglio.
Sì. Perché sta arrivando anche quello stronzo lì. La benzina annacquata? No, io non ricordo la benzina annacquata invece. A me che mia mamma hanno fatto la stessa cosa con la batteria dell'auto. Minchia. La batteria dell'auto, poi come cazzo fai a vedere che ha problemi? Tergicristallo ancora lo capisco. La batteria dell'auto, cosa fa? Gli fa il test? A caso, mentre fa benzina? Fitto l'acqua. La benzina quarta spesso era colpa della tannica sotterranea con infiltrazioni. Giù da noi praticamente tutte le ISO la avevano. Vedi. Scemi quelli che ci cascavano. Vabbè, però se è una truffa, è perché è una truffa. Cioè, chi è che truffava? Non è che truffavano l'esperto. Non è che andavano a Niki Lauda e lo fottevano. Non è che andavano a Schumacher e dicevano, guarda che... Perché magari lui non ne sa neanche un cazzo. Effettivamente, da Gicchestalli. Cioè, non è che andavano da quella gente lì e li facevano fessi. Andavano da persone magari un po' più ingenue. La signora con i figli, magari in un momento anche di stress dopo che li ha portati al pallone, e l'anziano, ovviamente era una truffa indicata alle persone truffabili. Grazie al cazzo dire scemo che ci casca, sì, è assolutamente scemo che ci casca, ma magari è banalmente solo ingenuo, Mi sembra tutto a posto. Tutto a posto, signor! Qua mi mancano le robe. Come sai di Vanna Marchi, esattamente. Che poi lì è diverso, però, attenzione, Cioè, il sale di Vanna Marchi comunque... Sì, è una truffa che fotte gli ingenui. È ok. Per quanto riguarda, invece, le parti meccaniche di una macchina... Cioè, tu vai lì e ti trovi davanti, in teoria, un esperto, uno che dovrebbe saperne di automobili. E se tu vai da un esperto che ti dice, guarda, la tua macchina ha questo problema, cioè, ti fidi comunque? Ah sì, se tengo premuto shift mi dice, grazie. Grazie, Manuels. Adesso guardo. Ok. You're alive, Ava. Thanks, Binge. You can write my biography. Chi è adesso? So di lavorare qua. Stronzi. Non è che stai rimanendo senza benzina? Ostia, sì. Ok, pulisco. Perché sai che i cowboy non mollano. No, ho sbagliato tutto. Scusate. Non è schifo. Ricordo a tutti che da oggi Epic trovate Borderlands 3 in regalo. Ok. Ok. Dipingiamo i muri. Se i mari fosse dettoccio. Dei monti de... un caliente al garage. Un caliente. Arrivo. Dove sei il caliente? Con lo shift. Sì, con lo shift faccio diventare buio, però. Non è vero. Ah, no, perché non l'ho alzato. Aspetta, forse per questo. Ah. Figa, tre ruote? Signora, che cazzo ha fatto sta macchina? Ho capito, se non sa guidare stia a casa, A parole vere, Gabriel, hai comprato Borderlands 3?
Perché hai comprato Borderlands 3? Cioè di recente? Allora, Borderlands 3 non ricordo se è andato bene o male, effettivamente. Però credo che in questo caso sia un regalo pubblicitario. Al day one, vabbè, ha fatto bene. Perché è appena uscito Tiny Tina. Quindi loro stanno... Per pushare Tiny Tina ti dicono, guarda, io ti regalo Borderlands. Non è un'idea di merda, eh. Non è andato. Mi ricordo anch'io che non era andato proprio benissimo Borderlands 3. Che poi era un bellissimo gioco. Non ricordo perché non era andato bene. Ricordo gente anche abbastanza incazzata a riguardo. Come utenza, non. Cioè. Che immagino non fosse effettivamente contentissimo. Ah no? Scusa. No. La rimettere a posto. Posso. Grazie. Avevo capito che era anche lo specchietto andato. Pardini, grazie mille per il raidone. Buonasera Francesco. E buonasera Pardiniani. Grazie mille per il raid. Stiamo sistemando la macchina di questa signora che l'ha distrutta. Ma allora vedi che c'ha bisogno dello specchietto. Signora, che cazzo. Ho sfatto tutto qua. Come pre di match? Cioè, ha disfatto la macchina, l'ha messa a posto. Oh. Non so mica io sta gente. Eccoci qua. Buonasera e benvenuti. Com'è andata la live? Vi siete divertiti? Avete passato dei bei momenti? Una bella serata in compagnia? Panino? Una pizza? Forse... No, non è forse. Non ho più pneumatici. Infatti adesso li devo ordinare. Solo che sto iniziando a guadagnare adesso, ma uno pneumatico costa $50. È la follia, eh. Che in realtà... Dipende. Dai, va bene. Perché aumentano oltre 50? Chi ha clacsonato qua? Oddio, mi sembra di aver visto qualcosa entrare. Penso fosse Sif. Invece era il nulla. $80 i tuoi. Però saranno buoni. Cioè, io non credo che stiamo dando i 4 stagioni a questi poveracci che stanno venendo a... in questa bettola. Anzi, secondo me stiamo facendo una bella crestina. Io per esigenza a volte le ho comprate a 65. Adesso devo chiamare per sapere di che morte morire con la macchina. Sì, no, fino ai pneumatici però. Ad aspettare un attimo che mi arriva il sostituzione. Intanto che cambio specchietto. Vai. Ecco qua. Ara, è praticamente arrivato. Che cazzo di prurito è quest'occhio stasera? Sto morendo. È l'unica risposta. Ma non basta la cosa verde, Manuels? Il segnalino verde? Ho pagato 4,50 le invernali nuove ed erano in sconto. Sì, ma erano buone magari. Le mie non valgono un cazzo. Le mie gomme. Cioè, non è che non valgono un cazzo, sono...
Entry Level. L'avevo cercata, adesso mi ricordo. Arrivo a 1000-1200 per la mia. Che cazzo di macchina c'hai, Momo? Dai. Io c'ho le Michelin. Andrea, grazie per i 17 mesi. Sono i momenti che ringrazio avere una 600. Ostia. Non so adesso quanto sarei contento ancora. Nota positiva, a Palermo non c'è obbligo delle invernali, vero? Verissimo. Ah sì, la signora che mi stava aspettando con le ruote. Eccole qua. Che fa? Dove va? Aspetta che sto scapussando. Oh, allora? Tiè. La BMW, ma sono le gomme con la schiuma dentro. Una cosa rinforzata che... sì, ho capito. Credo che tu abbia una signora macchina e anche delle signore gomme, comunque. Ancora? Ah, portiere. Non è che ti stanno inculando, comunque spendi 1500-2000, ma è una roba buona. Normale che le ruote mentre le sposti laghino. Nella vita infatti mi sembrava. Ecco perché ci hanno messo una vita a farmi un cambio gomme. Porca puttana, sono stata là un'ora. Un'ora tutta. Sono arrivato anche leggermente in anticipo, di 10 minuti. Niente, comunque sono stato lì un'ora ad aspettare. Porca troia. Sono top, ma si fanno sentire. Eh beh, immagino. A me piacerebbe tanto avere le Pirelli bianche. È che farebbero super cagare dopo poco. I succhiri. Gli snacks. Prendiamoli tutti. Oddio, non è che finisco lo spazio. Fuck. In stock 0, questi ne ho 29 e allora li tolgo. Questi ne ho 54, li tolgo. 230, questi ne ho 47, li tolgo. Vai. Ma l'anarconico biondo, ok, sono a parte questi. Ho un magazzino per ogni cosa. Per ogni cosa ho un magazzino. Perché? Oh, che coglioni. Vabbè, salve. Me too, Winch. Sì, adesso vediamo. Sono una sete adesso, solo che non voglio andare fino giù. Sono arrivati i ghiaccetti, solo che li ho raffreddati per troppo poco tempo, un'ora, e infatti non mi hanno dato soddisfazione per adesso. Perché c'è questo stacco nel muro che fa cacare? Porca troia, aspetta. Il cliente al carburante. Vediamo un secondo. Sto pitturando qua. Eccolo lì. Arrivo. La gente. Se la poteva fare anche da sola, eh. La benza. Oh no. Ho sburrato. Scusate. Mi sono emozionato. Ho visto questo muro tutto bianco e ho detto, ah, che bello. Cos'è? Un bottone? Un magazzino. Quando la pittura ti schizza, poi forse devi pulire la terra. Eh sì, è quello che ho appena fatto. Quando la pittura ti schizza. Che ha detto Gabriel che ha risposto Ricky?
Hai fatto la doccia ascoltando Gatto? Lo facciamo anche io e Ricky. Ah sì? Quindi voi mi ascoltate mentre vi fate la doccia? Interessante. Non so se essere contento o preoccupato. A casa anch'io lo facevo. E perché ad allenamento no? Tipo podcast. Sì, ma a me capita spesso di dire delle cose porcose. E voi che fate? Salve. Dov'è? Carburante. Pretty much what I ask for. Perché c'è troppo casino nello spogliatoio femminile? Vabbè, magari sono interessate anche loro, a sapere. Oddio. Cioè, signora, però anche lei. Che cazzo mi ha caccato per terra? Anche lei che cazzo le ha fatto sta macchina? Ma non so. La signora si rimetteva che mancavano prodotti da tabagismo. E li avevo comprati, mi pare, no? Adesso. Dov'è? Che cazzo succede? La mia ragazza è pallavolista e conferma che la squadra durante la doccia ascolta le tue live. Ma quindi è una roba delle pallavoliste? Cioè, io piaccio le pallavoliste. No, perché sono interessato, perché stavo facendo un'indagine di mercato per aumentare il mio pubblico. Almeno so dove devo pushare. Devo telefonare, cosa, al CUS? E come cazzo si chiamano? I centri? Devo iniziare a fare delle collab magari con i circoli, i centri, i pallavolo. Come sai che si chiama? Giocare a pallavolo su Switch Sport. Eh beh, guarda che è un'idea. Perché comunque il pubblico che già è interessato si sente magari più a casa. Se già l'intera squadra, non l'intera squadra guarda, ma basta solo una. Che poi femmine, perché femmine? Cioè, non ci sono pallavolisti? Quindi io piaccio solo ad un pubblico di pallavoliste? Non ci sono pallavolisti? Perché sì, signora. Perché è una roba molto specifica, poi. Anche a me ma tu eri Ricky. Perché mi bruciava. Io sto cercando pubblico attuale, ormai tu non mi fai più squadra. Tre clienti alla cassa, cazzo. Certo, è che magari. Che cazzo. Eccomi qua. Grazie a tutti quelli che per i 31 mesi rinnovate per vedere un'anteprima del pre-live. Vi assicuro che è tantissima roba, ma tantissima. Infatti, non vorrei farvi vedere un cazzo. Lo sto facendo giusto perché voglio recuperare le sub. Ma vi assicuro che. Per me è pesante aver messo un gol per quella roba lì. Che per me dovrebbe rimanere intonsa fino alla preview. Non vi faccio vedere tutto, ma comunque mi pesa farvi vedere anche quel poco. Ah sì, prodotti da tabagismo si diceva. Adesso vado a vedere. Lifesaver, signora, ha comprato roba. Ah, ma in realtà c'è un po' di tutto. Fa l'upgrade della stazione livello 3, volentieri. Come si fa? 700. Vado. New tool, pneumatic hammer. E che fa? Cioè, che cambia? Bagno? E vedi che mi clicca, ma. Distributore di carburante, ne metto un altro. Però è bloccato qua. Lo compro? Ma che senso ha? Che tanto comunque devo andare fuori io a mano.
fermata dell'autobus. E che serve? Ah, perché arrivano gli passeggeri. Un solo autobus può contenere una folla enorme. E cazzo. Vabbè. Ma scusami, non posso avere un dipendente? Cioè non... dipendente, ecco qua. Non posso. Cazzo. Chiedo anche la... la garbage. Che è un po' piena. Cosa fa il pneumatic hammer? Cioè lo immagino che cosa fa, ma a che mi serve in questo gioco? Sto incasinando la vita in questo momento. Era meglio aspettare per l'autobus anche secondo me. Infatti ho fatto una cazzata chiaramente. Minchia, anche lei signora. Posso avere più prodotti adesso? No, sempre 200. Vabbè. Poi sta roba l'ho già ordinata, aspetta. Aspetti. $3.70. Allora via, via. Via, 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 bom. Pubblicità magazzino? Perché 3.45? Non capisco. Ragazzi, ho capito, ma due... Cos'è questa roba tra parentesi? Perché è già pieno? Fuck. Devo ridurre, per forza. Non posso aumentare la capacità del magazzino. Oh, ha rotto i coglioni, È sporco, per forza siete arrivati voi a fare le merde. E dai. Pulito adesso? Sono pazzi questi, che cazzo vuol dire? I was worried we'd be stranded. Andare a vedere il bus alla fermata? È normale, sarà l'autista. Che cazzo di autobus è? Per fare le orge? Nice. Cosa ride? Che inquietante. Super. No, era diesel. Perché vanno avanti così ballando? E voi volete ballare? Rinnovate! Avete delle... avrete delle emote straordinarie per ballare. Figlio di puttana! Oh! Sto scemo! Posso tirargli dietro niente?
ma guarda te che mi ha disegnato l'alieno, mi ha disegnato. Sì, mi sa che lo disattivo anch'io il bambino. Non dà aiuti, cioè è solo un artore di cazzo. You're kidding. Dai. Madonna. Infatti lo tolgo, guarda, modalità di gioco. Dov'è? Dennis che vandalizza i muri, off, tiè. Fuck you. Così come il magazzino che ti rubano. E però lì ti fa stare un po' attento. You're a lifesaver. Rinnovate per il ballo. How much do I owe you? So che adesso magari non è più rimasto nessuno che deve rinnovare dopo i regali di prima. Ciao Jules. Però voi provateci. Come Veronica, grazie per i 49 mesi. Allora, voglio questo, che non so cosa serve. Sì. A che serve? Ah. Ma posso eliminare questo? No. Ah no, posso distruggere i muri proprio. Allora ho buttato i soldi, non mi interessa. Nuoto per il ballo, fatto bene. Ma perché c'è questo 3-2-1? Poi non devo fare quel mestiere lì. Drop the line job there. Worried I'd go over budget. Over budget, signora? Per la benzina? Si faccia cura. Cazzo, ma c'è un angolino in più adesso. Wow. Mi servono le scaffalature. Ma se aumento le scaffalature, mi aumenta anche il magazzino? O come funziona l'aumento di magazzino? Cazzo da pulire, è a posto, perfetto. Ah no, perché c'è Dennis che mi ha smerdato. Ah no, non c'entra niente questa roba qua. Ah sì, mi ricordo. Grazie Space Valley per il raid. Ma cosa sta succedendo stasera? Grazie mille, scusatemi, non... sono distratto un attimo. Grazie mille, grazie mille. Porca miseria, mi ho appena... Grazie, grazie ragazzi, buonasera. Grazie per il raidone. E grazie a Medshare. Ciao Gattone, anche se ultimamente ti segue più in Ast a causa lavoro, rimani sempre il mio stile preferito. No, grazie mille. Grazie a tutti. Roof painting? Ok. Il magazzino è la sezione sua dal PC. Lo spero, perché non so che cacchio devo fare. Buonasera, buonasera, benvenuti. Scusate la follow mode un po' aggressiva, ma ci stiamo lavorando. Ho messo un litro in più, che faccio? Lascio? E beh, ti immagini? Come funziona? Allora, vado dal benzinaio, ok? Mi mette un litro di benzina in più. Dopo che ovviamente io gli ho chiesto, cioè quindi non self-service, ok? Io, prima di ampliare il magazzino ci vuole tempo, ok? Io vado dal benzinaio e gli chiedo, mi faccia... 20 euro, perché in realtà si paga... Ecco. E lui me ne fa 25, perché sbaglia. Ma io ho solo 20 euro. Cosa succede? Le pompe sono tarate. Ha sbagliato lui, perché è coglione. Ha sbagliato lui, ha premuto il bottone e sbagliato. Cioè, paga lui?
Non c'è che faccio l'ascio in quel caso lì. Non so mica. Sì, 4 sì. Non di più. Però anche gli specchietti iniziano a scarseggiare. Oh cazzo. Mi presteresti $20? 3,10, questo ci sta, sì. Danimax, grazie per i 49 mesi. Che seratona questa, no? 7000 rider, sub regalate. Follia. La follia proprio. Se sei onesto e dici passo dopo a darti il resto e poi torni a pagare, altrimenti ci rimette lui. Beh, hai sbagliato tu però, scusami. Perché devo tornare dopo a darti il resto e usare altra benzina, tra l'altro, per venire da te? Tu se sei magari in un posto abituale. Che magari lo conosci, ci vai spesso. Sei passato lì per la prima volta. Che poi a me tirerebbe il culo anche dargli 5 euro in più di differenza. Perché magari mi sono tarato, non lo so, di pagare quella cifra lì per quel determinato viaggio. Non volevo sforare di un centesimo. Capita, poi magari non a me personalmente. Però capita comunque che tu ti fai il viaggio un po'. Che cazzo è successo qua? Hanno rubato la turca? Cioè, siccome la gente deve avere una mira incredibile. Come funziona? Ah, ne ho solo uno, ok. Job. Grazie. That'll do it. Ma le abbiamo recuperate nei primi 10 minuti di live, Vic, grazie a una super donazione. Arrivo. Ma è capitato, l'estate scorsa in vacanza ho chiesto 20 euro perché il diesel costava una follia e niente. Ha messo la pompa, è andato via e mi ha fatto il pieno. Ho pagato con la carta e via. A me, no, vabbè, quella lì per me è follia. Cioè, poi dopo, anche perché da 20 euro a un pieno c'è una differenza importante. La macchina elettrica, fortunato, non vedo il benzina da 3 anni. È tanta roba quella. Prossimamente mi piacerebbe anche a me. Have a nice day. Chiama la finanza e vedi come si cagano. Sì, lo so, però anche lì è difficile. Cosa fai? Poi adesso da 20 a 80 euro probabilmente che costava un pieno, c'è differenza. Però cosa fai? Dici, adesso chiamo la finanza? Dovresti, però... Non lo so, è una roba... Un po' borderline. Non posso provare a ordinare perché non ho spazio. È un po' una puttanata. Ma cos'era qui il problema? Non si sa. Devi anche dimostrarlo. Dovresti vivere con una dashcam. E cazzo, bella roba anche quella. Io che vloggo. Subscriber, guardatevi il vlog che è uscito. Cioè è uscito, è qui su Twitch, lo potete vedere. Abbiamo raggiunto il counters. Rinnovate per vedere altra roba da counter dopo la live. Come over budget? Per cosa? Great job! Great job! Oh no, mi sta chiamando lo zio? Awesome! La mafia? How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. I've heard workers tell me there's little difference between a passenger bus and Armageddon. Now, if you're feeling overworked, how about investing in some help? Trust me,
It's a completely different experience being the one in charge. Give it a shot. Suo primo caravan. Ah, ok, perché così. Scusa, devo avere il caravan per il dipendente. Non può venire a lavoro come tutti i cristiani. E Cooper, che è uscito il video dei sub? Perché ti sei perso all'inizio della live, che è stato il momento più importante della nostra vita. Poi che tanto lei l'ha già visto, fa tutta la fighetta che l'ha già visto. Super. Bravo. Cliente al garage. Intanto andiamo a fare il rifornimento a questo. Madonna, addirittura. Oh. Bisogna giocare anche gli horror? Sì. Dipende. Dipende dalla serata. Parlavo, facevo giusto un discorso prima con Karim sugli horror, tra l'altro. Che sono tutti uguali. Vai in giro per questa casa dell'orrore. C'hai una lucetta che molto spesso va a batterie che devi trovare. Devi trovare i misteri, misteri, misteri. Il gioco parte bene, anche abbastanza interessante. Ed è il motivo per cui lo compri, perché c'è un bel concept. E ti ritrovi con un finale completamente a cazzo che non vuol dire niente. E per fortuna che ho giocato il gioco di Daniele, che è stata una bella boccata d'aria fresca, perché il resto, cioè, sta uscendo quella roba. Adesso su Steam è uscito uno dall'accesso anticipato, che è così, e lo giocheremo. No, il mostro pisello no. Non li gioco più i giochi col mostro pisello. Sono troppo merda. Non ci riesco. A me non mi sto fedendo, non c'è le batterie. Sì, però anche lì, vedi, parte da una bellissima idea, con un bel concetto, che poi dopo aveva dei mostri veramente inguardabili. Però vabbè, lì a livello tecnico purtroppo gli si può dire poco. Non è colpa loro, che se non c'hanno i soldi. E poi il finale veramente abbozzato lì, ti fa capire a malapena cosa succede. Ci siamo arrivati scervellandoci un po', perché non è una roba chiara. Ma scusami, che ci voleva? Grazie Termos per il raid! Madonna, stasera un botto, tutti. You're amazing. Grazie a Barbagia, meno uno, come va? Tutto bene, lei? Grazie mille. Cosa stavo dicendo, facendo? Ah sì, il caravan. Ah sì, mi ricordo. Avevano delle belle idee in quel gioco. Certo, certo, è quello che sto dicendo. Assumi. Riparazione 1. Cassa 1. Fan cagare. Cosa vuol dire 11? Ma che lo pago di più? Cassa 2 lei, assumo lei. La voglio in cassa. Come posso decidere? Salve. Come in riposo? Cosa vuol dire riposo? Che si riposa. E alza il cazzo. Non posso piazzarla in cassa, lei? No, dipendente, eccola qua. Inizia a parlare. Cassa. A posto. Io voglio che lei stia in cassa. E dov'è? Ci sta venendo, immagino. Stato il carburante basso, aspetta che lo ordino. Figa, di già? Ma non è vero. Eccolo. Divino quello buono, ma 4 anni, adesso che si fa? Andiamo avanti? Andiamo avanti, grazie mille. Eccola qua. Posta. Quindi adesso lei si arrangia lì? Boh.
Lascia che tuo dipendente lavori per 8 ore. Ma io lo lascio lavorare tutta la notte, che cazzo me ne fotte? Per me può lavorare per sempre. La pago? A posto. Via. Saliranno anche di livello i dipendenti? Olè. Sono già le 9, cazzo. Pensate che storia. Giorgia, grazie per i 26 mesi. Ora è tempo di verniciare tutto. No, quello no, però posso gestirla con più calma. Grazie Phil per la sub. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è. Gli specchietti entrambi. Ma che gli fanno gli specchietti sti cristiani? Spiegami un attimo. Questa è casa mia, entra. Sarebbe figo se sei tipo Eurotrack. Non so se funziona così. Anche un cazzo, rispetto ai cambi che le ho fatto. You're amazing. Sono amazing, avete capito? Io non ho mai detto al mio benzinaio che è fantastico, anche perché di solito mi arrangio. Lei c'ha un counter lì. Oh boh, posso comprare un'altra roulotte? E fare l'upgrade alla tua stazione? Niente. E per il livello 4 cosa devo fare? Non me lo dice? Ecco qua. Completa più obiettivi per poter fare l'upgrade. Ma non so quali sono gli obiettivi. Quello è il problema. Ah, il workshop. Ok. Ah, mi fa anche il cambio dell'olio e quant'altro. Ah, warehouse, eccolo qua. Sì, me lo posso aumentare. Ah, mi aumenta di 150. Buono, buono, vai, vai. Eh sì, era utile questo. E salite di livello lei? O erano... perché lavorava le più... Ragazzi, l'hype train! Rinnovate per il treno! Ok, molto bene. Quindi adesso posso ordinare più prodotti, finalmente. Anche per tabagismo. Boom. Chi è? Vabbè. Ah sì, c'è una cosa che ho scritto level up. Non l'ho proprio visto, Vediamo. Non mi dice niente. Però si sta stancando lei. Sì, potrebbe aggiunto lo scaffale e quella roba lì, assolutamente. E che adesso non ho tantissimi soldi. Seguono di livello, dopo un po' diventano più veloci e fanno meno errori. Buona! Io di errori non ho mai fatti, ma va bene. Perché di qua è aperto? Grazie Muku per la sub regalata. Rinnovate per il treno e per il nuovo counter che sta arrivando ad una zona molto interessante, ve lo posso assicurare. Quella roba lì la volete vedere, ve lo garantisco. Questo è un bidone, c'è un bidone, cosa dell'immondizia. No, non questo. Qui è perfetto. Chiudi il magazzino. Non l'ho fatto? È chiuso? O no? No, mi sa che hai ragione.
scusate. Oddio, due ruote. Ma dove sei stato? Porca miseria, sfaccare due ruote. Deficiente. Che bisogna fare? Chi è che mi completa il counter all'ultimo? Edinburgh! La sessione continua a tenermi lontana, gatto. Ma la supporto anche solo mensile. Porca troia. Ma il supporto anche solo mensile non glielo fa. Non si fa mancare mai. Sono talmente stonata che se non ho capito. Siamo a 23, 24, 24, 24 minuti. Grazie mille. E buono studio per la sessione. Ma è già ora della sessione? Siete in sessione? È per questo che magari c'è questo callo? Siete tutti studianti? Sì? Ma da quanto? Giugno è dietro l'angolo, quindi siete tutti studiacchiando. Vabbè che... In realtà il calo grosso l'ho avuto ad aprile e non so... Me stesso, grazie mille. Pazzi stasera, pazzi. Ringraziate tutti me stesso per le 10 sub. Riccardo, dai una costruita. Stavo dicendo. Eh sì, Carlo Grosso l'ho avuto ad aprile. Non credo ci fossero sessioni ad aprile. Riccardo, dai una costruita. Cioè, per me non è mai finita, ma in generale metà maggio per molti inizia. Riccardo, dai una cospita bacio. Cosa? La pago. Pago premium. Riccardo, dai una cospita bacio. Non so cosa vuol dire, io pago premium. La ricarico se pago premium. Riccardo, dai una cospita. Ok. Ok. Va bene. È buona questa cosa qui, perché vuol dire che la posso far continuare a lavorare all'infinito. Grazie Ricky per le due sub, devi star fermo con le mani che c'è il mutuo. Riccardo, dai una cospita bacio. Non era tondo? Perché? Quanto siamo? 333 0. Riccardo, dai una cospita bacio. Mi servono dei copertoni nuovi, mo. Riccardo, dai una cospita bacio. Prenderà XP e andrà avanti di livello. Boh, adesso vediamo. È quello che mi auguro. Riccardo, dai una cospicua mancia. Olè. Poi. La gomma, la porti anche lei, però è... Guarda, Riccardo, sto hipster. Cazzo, l'ultima gomma. Devo ordinarle di nuovo. 10 macchine da riparare, ho 100 clienti da servire. Vabbè, ci pensa lei. 45 macchine da sbenzinare. Qua ho finito anche gli specchietti. Che maglietta poi. È abbastanza discutibile. Grazie Florence per le 3 sub, perché eravamo a 33330, di la verità. Ti dava fastidio, avevi questo problema. Adesso spero che qualcun altro regali la sub giusto per turbarvi ancora di più. Riccardo, dai una cospita. Grazie mille. Riccardo, dai una cospita. Sti problemi numerici. Grazie Berto per i 54 mesi! E adesso siamo 3-3-3-3-4. Riccardo, dai una cospita. E mo? Devo rifornire gli scaffali, c'hai ragione. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è. Ok. Niente, ho finito i succhiri. Buona. Stiamo andando bene adesso. Dai, eh. Thank you.
Però devo ordinare delle nuove gomme. Allora, cazzo. Però mi servono. Riccardo, dai una cospita. È tutta roba che mi serve. Che è? Devo... benzinaio. 266, non li ho. Non li ho. Grazie Mr. Phillips per la sub regalata. E avete 30 secondi per completare il livello 3 di Uptrain. Rinnovate. Se questo però ha bisogno di cambio gomme, niente, quante? 2, vacca boia. 3, te sei proprio un pezzo di merda, va. Senza maglietta poi. Guarda te. Intanto vado a far benzina. Bob, rinnovato giusto in tempo, ficcanza per tutti, grazie mille. You're amazing. No, si pronuncia Aigo. Ringraziate tutti i vostri donatori, ragazzi, mi raccomando, è importante. Sono persone meravigliose che spendono i loro soldi per farsi contento a me, ma anche voi, perché tutti quelli che hanno ricevuto una sub per la prima volta possono adesso accedere a Discord, vedere tutti i video dei sub, cioè l'ultimo in realtà, vedere adesso il vlog in anteprima che è già caricato qui su Twitch, che potete tranquillamente vedere qua senza problemi, appunto. Che fa? Ah no, questo è il coso. Insomma, ce n'è. La mancanza di pubblicità, non so. E io spero che rinnoviate anche il mese prossimo. Anche quando vi scade. Così, per avete avuto questo teaser. Ogni sambi regalo fa contento due persone. Confermo. E ribadisco, il mese prossimo è il mio compleanno. Se volete farmi un regalo, regalatemi la sub. Che come al solito fate contento a me, ma fate contento anche a qualcun altro qui in chat. Che magari non se la può neanche permettere. Va bene? Basta. Che tra l'altro è anche il compleanno di Sif. Però lui non gliene frega un cazzo delle sabato, quindi non serve. Pensate, io li faccio il 26, lui li fa il 13. Perché lui è alto la metà di me, non è vero? Molto meno, piccolissimo. Bravo Ricky, fai bene. E sarà anche quello di Corvo, però chi se ne frega di quello di... lui se ne frega delle sub a me, giustamente. Allora, specchietto. Quanti anni fanno i signori di Casa Gatto? Io 30, lui 5. E insieme facciamo 35. Grazie Gabriel che regala la sub a Corvo. Di questa me ne fregava effettivamente. Io vorrei sapere come fanno a fare zanzare quelle cose lì. Sono copertoni. Riccardo, dai una cospicua. Che cosa hai detto, signora? Boom. Adolf Hipster, sono finalmente 6 come le dita del gatto più il pipo. Intendi il cazzo? Thanks bunch. E come lo consideri? Come un secondo alluce? Sì, mi ricordo. Proprio lungo. In Apollo, buonasera gattoni, il calendario mi ricorda di rinnovare ed obbedisco, grazie mille. Ok, ho un po' di soldi. Cos'è che volevo acquistare io? Workshop, warehouse. Ok, la warehouse deve essere troppo basso. Va bene, ma intanto abbiamo fatto qualcosa. Consegni degli alcolici.
Ce ne abbiamo già in realtà di questi? No. Le Siga? In realtà ce ne abbiamo già un po' anche di quelle. Ok. Allora, vediamo di comprare degli scaffali per il gelato. Eccolo qua, di quello grosso, prendo. E il gelato. Frescetta cocoa. Oggi ho mangiato una coppa spaghetti, non mi è piaciuta neanche. La panna era grumosa. Dove fa? Garage. Gli ho tre prodotti interessanti, tutti interessanti in realtà. Good job. Good job. Tanto il carburante è basso. Ammazza, aspetta. Consegnami il carburante. 3,38, me lo posso permettere? Ah no, il cazzo. Litri. Vabbè, allora facciamo sto lavoro, poi vediamo. Fuck. È rimasta una gomma, ma che culo, guarda. Non le ho ricomprate le gomme, vero? No. Però vabbè, non servono fortunatamente. Mi serve uno specchietto di qua e l'abrasivo di là, vero? Che figata, non vedo l'ora di aumentare con la parte gestionale, che inizio a fare solo benzina o solo riparazioni. Top of the line job there. Guarda Bob, basta che vada al sito di Sub e trovi il link. Arrivo. E un attimo! Sofia, non è uscito il messaggio. Refresha e riprova. Dai che mi arriva. Refrescia, vedrai che arriva. Come Dorian, sono 37, scusi il ritardo, ma ero ad una lezione sui doppi sensi. Per iniziare, l'insegnante ha ringraziato tutti per essere venuti. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è. L'ho capito. Finito gli spazi, che stavo cliccando a cazzo io. Lei però mi è stanco. Wait. Fuck, ho finito la benza. Dov'è Elon Musk? Non l'ho ordinata! Perché a 6,99 mi partono. Dami, grazie per i 7 mesi. Aspetta che ordino anche delle gomme, se ci sono. Cazzo, 2 me ne posso permettere. Oh, stiamo andando in bancarotta qui, eh. Emma, sono 2 come le mie belle occhiaie che ho usato dallo studio. Se potessi, crederei un bel in bocca al lupo. Settimana prossima l'esame di rito penitenziario. Mi sto cacando sotto. Tanti auguri a lei. Cazzo, lei non me la posso pagare per ora. Tu devi essere Igor. No, torno a leggere il carcere minorile con il cambio gomme in sottofondo. Buono studio e non vada in carcere, per favore. Vai che minorile, non credo, però insomma.
Grazie a Paul, si rinnova come sempre, si vuole sempre bene. A lei, grazie mille. Quella adesso mi manda a spasso. Oh no. Ho preso troppa benzina e adesso ne pagherò le conseguenze. Lei mi sciopera, eh. Lei assicuro mi sciopera. Non ce l'ho $150 da darle. Che fa? Dov'è? Charlotte, dove vai? Charlotte! Dove è andata? Mi sciopera, c'ha ragione. C'ha ragione, si sta ricaricando piano piano, ma mi sciopera. Prendi un botto, ho capito, quella che ci sta. Ho capito. Allora, questo tubo. Elon, dov'è? Eccolo qui. Dai, scemo, muoviti. Sti capelli fluo. Ho capito! Ed è un attimo. Mamma mia. Carburante basso. Adesso torna su. Che ansia, che stress. Uno gioca sti giochi anche magari per rilassarsi un attimino, no? Per chiacchierare, fumarsi una sigaretta vicino alla pompa di benzina. Eccoci qui. Lei è a riposo, ma se io adesso le do il cash, mi ritorna al lavoro subito? Non ho abbastanza soldi per pagare il premium. Che le ho dato quindi? Niente. Vabbè, vado a lavorare io. Che succede qua? E Kate, ecco il messaggio. Si rinnova sempre con piacere. Grazie mille per i 6 mesi. Si figuri. Ah, sì, mi ricordo. Come si mette vicino a pomeriggio? Non è così così che si fa? Le uniche gomme che ho, chissà se mi paga il sovrapprezzo, perché 65 l'una so soldi. $2.70 mi ha dato. Cliente in cassa, vada. Aspetta che chiamo la cassiera di nuovo. Che in realtà adesso non so neanche se abbia senso dare il bonus a sto punto. Me li risparmio sti $50. Intanto si è riposata. Brava. No, non è vero. Glielo do il bonus se l'è meritato. E dov'è? Non l'ho pagato, perché? Ah, non me lo fa pagare il bonus. Ah, c'è un counter per il bonus. Ok. Mi sono perso un attimo. Così non la vizi. E beh. Vampire the Masquerade Swanson. Ma scusa, la Battle Royale è quello lì? Perché adesso io mi sono un po' perso con tutti i giochi di Vampire the Masquerade che devono uscire. Non ci sto capendo più niente, sostanzialmente. Sofia! Aspetta che questo ha comprato tutti i gelati che avevo. Super! Grazie di tutta la compagnia che mi fa il signor Gatto, le si vuole bene. A lei, grazie mille. Swagson dovrebbe essere il single player. Ma quello che hanno annullato e rifatto? Perché mi pareva ce ne fossero 3. E quello con la trama... Sono 2 o 3? Perché mi ricordo il Battle Royale. Quello con la trama... E poi ce n'era un altro. L'avventura della Telltale, allora se lo possono tranquillamente infilare su per il culo. Sono 3 allora, perché c'era anche l'action.
RPG. O sbaglio? Sono tre adesso, vedi? Bloodlines 2! Ecco, è quello lì quello che è andato perso, Gabriel, bravo! No, l'avventura da Telltale se lo possono bellamente infilare nel culo. Che disastro. Addio, addirittura? Ma è stato proprio hanno deciso di chiuderlo, quel progetto lì? Era travagliato, effettivamente. Adesso non ricordo chi lo stava sviluppando. Ah, Saber. Non ho gomme. Vediamo se me ne vendono a un prezzo umano. Due me ne servivano? Sì. Deciditi di Benzer è venuto a $29. Cacca, porca miseria, lo sapevo. Dai che me la tengo per mezz'ora. King Ale, grazie per 5 mesi. Questo va dentro. Awesome. Grazie signore. Sapevo che mi colpiva. Che ho fatto? Che roba è questa? Ma no, non voglio raccoglierli. Devo aggiungerli. Rimandato adatto da destinarsi. Era sempre di Paradox. Ok. Fatta prima della live, è sempre così. Ecco. Ah, non ho chiuso. Ma sì, ma sti cazzi, ma togliamo anche i ladri, cosa ce ne frega tanto? Tiè. Applica. No, che applica l'italiano? No. Al garage devo andare, giusto. Tanto che ragazzi cagate e subatevi e cagate. Questo ha fatto fuori le ruote davanti, invece. Sono andato a fare lo sborone da qualche parte. Che io una ruota a terra la posso anche capire, due no. Due è importante, eh. Devi aver fatto veramente qualcosa di grave. Ragazzi, non me la sto tenendo. Datemi un attimo che vado alla toilet. E che qua devo mettere in pausa per forza, quindi arrivo subito. Oh no.
Missione compiuta. Grazie al Renius, intervallo, il momento per comprare popcorn, patatine, che poi torna da ficcanza in abbondanza col signor gatto. Sono io! Grazie mille. Grazie a Plaismon per la sub regalata e Evelyn Con. E sono 15, tante buone cose. A lei, grazie mille. Ma si ghiozzo anche. Tu devi essere Igor. Che cacca. Lo sapevo, ho provato ad andare prima, non ha funzionato. Salvo, con il banjo non è andato molto bene, speriamo di aver maggior fortuna con lo spoiler. Speriamo, dai. Ma magari il banjo non è ancora escluso, eh? Dipende da voi, rinnovate. No, si pronuncia Algo. Signore, quanta cazzo di roba ha preso? È finito pure il suono? Ma ho sbagliato, ha comprato il negozio. Clayblock, grazie mille per la sub. No. Vabbè, volevo ordinare $51. Vabbè. Gestire la cassa, top. Figa. Boom. Xenrom, siamo a 4, oltre ad essere un figo della Madonna, sei un bravo streamer. Figo della Madonna, mi sembra un po' eccessivo. Sei una pallavolista? Un bel gioco GDR. E quando esce un bel gioco GDR? Lo gioco volentieri. Grazie a... Basta. Dai. Io compro solo quelle necessarie adesso. Adesso, a parte il fatto che è una bambina cold, quindi cioè, non mi permetterei mai neanche di sorriderle adesso. Adesso che so questa cosa qui. Nessuno ci dice un fottio, ma tutte le telecamere isometriche. E se la infilano nel culo? L'isometrica mi rovina. Ci ho provato, Mi avete visto provare tanti giochi in isometrica. Alcuni sono riuscito. Altri proprio no. E infatti quello del vampiro mi sta qua, che non riesco. No, non è che sono fissato con le pallavoliste, che a quanto pare sono... C'è un nuovo mercato là fuori per me. C'è un mercato di pallavoliste. No, no, ma perché dovete sempre avere dei risvolti sessuali? Cioè, mi sembra di parlare in inglese. Che appena dico una mezza frase fuori cosa, sto cercando di chiavarmi qualcuno. No, assolutamente. Sto cercando un mercato di riferimento per aumentare la mia popolarità, il mio guadagno, il mio pubblico. E a quanto pare le pallavoliste piaccio. No, si scherza, no. No, non potete dirle cattiverie e poi dire che scherzate. Santo cielo. A 30 anni altro che mercato per pensare alla pensione. Invece perché sei alto. Le pallavoliste può essere, non devo saltare tanto. Però allora dovrei piacere anche ai basketari, ai cestisti. Là. Quale pensione?
Io non ho detto niente verso di te, Cold. Non ho detto assolutamente niente. Non ti ho neanche sapevo che eri in chat tra poco. Devi smetterla di fare la vittima con chi non ti capisce. Affanculo, ecco. Due gomme. Che cavolo che suona? Scusami, perché suonano? Ah, perché c'è il bidonaro. Io non sono bravo a pallavolo, ma mi diverto tanto. A pallavolo o in live? You're amazing. Dove va quello lì con le gambe? You're amazing. Non è più tornato un autobus comunque. Se non che mi manchi, era una merda, però. La gente. Qua bisogna rifornire anche le merendine, mi sa. Vediamo. Niente. C'è sempre prezzi folli qua. Va bene, allora, prodotti. Me ne dà 30. Ah no, in stock 12, ok. Ancora un po' di robetta qui, vediamo, spuntini. Allora, questo. Questo e questo. Alcolici. Ma in realtà ne abbiamo ancora un po' di robina, eh. Non abbiamo l'Hamster Gammer, però la prendo anche perché siamo proprio senza. Sigarette, allora, ci mancano le spade, però piacciono magari le spade. Prendiamo le spade, il gelato. Vediamo questo che è buono, questo manca. Dai, l'Almond che sembra essere stato apprezzato dai nostri dipendenti. Via. Ok. Cos'è? Qualcuno ha lasciato una mappa del tesoro? Devo chiamare Nicolas Cage? Qui dentro il garage e qui dentro il carburante. Vado. Ho visto tutto qui. Che poi ruba la Costituzione americana. Allora, che problemi ha lui? Ovviamente, signora, due ruote pure lei. Ma che cazzo gli fanno le macchine sti stronzi? Ne prendo tre, sperando che ricalino di prezzo e poi dopo faccio un acquisto leggendario, perché non si può. Avete fatto di coccolarvi che non c'è? Buongiorno, capiterà che ci vedremo e allora vedrete che chi sembra più anziano. Ma in realtà ti ho visto io su Instagram, Cold. Non mi ricordo perché, ma ti ho visto. E per me sei tranquillo, eh. O me lo sono sognato, cosa che è possibile sia. Però mi pare di averti visto. Ma come ho appena finito di vedere il vlog? Ma sono in live, Philips! Ma scusami! Sono contento che ti sia piaciuto. Mi piace, sei stato qua meno di 10 minuti, com'è possibile? Buon lavoro. Mi sono sognato Cold, è possibile? Ti ho mandato la foto dell'ospedale quando nacque il mio secondo figlio. È da lì allora che t'ho visto. Scusa, ma quanto è passato?
Quanto ha la creatura? Il mondo delle corse non ha tempi lenti. Ah, porta il magazzino lì. Mi danno 11 anni di galera. Ok, iniziamo a puntare le robe. Boh, buttiamo anche queste. Basta. Buttiamo il gelato. Buono quello, tutti i gusti al mandorlo. Scusa Ricky, l'ho detta prima però. Have a nice day. Ok, a lei e famiglia. Beh, ecco. Have a nice day. State voi i primi, lo dite voi. Io leggo la chat prima di voi, che la, come la mettiamo? Devo bermi 8 litri d'acqua perché ho una sete mostruosa stasera. Non so perché. Era un po' che non ero così tanto assetato. E quindi non lo so, Ricky. Non lo so. 11 come il numero di maglia di Q, tra l'altro. Che mentre in doccia mi guarda e le sue compagne di pallavolo no. Grazie Aro per i 14 mesi. La prossima fan art voglio essere in mezzo alle pallavoliste. Grazie. Dico per... Tanto c'è Raccoon che io adesso non so se sia in chat, che mi ha dato delle bellissime idee per i badge. Io adesso con quel signorino lì ci dovrò parlare. Devo avere tempo e voglia e voglio organizzarmici con quello lì. Grazie a Clayblock. Come mai non riesco a vedere Discord nei sub? Perché non ti sei subato? Non lo so, è impossibile caricare i messaggi. Hai collegato il tuo numero di telefonino a Discord? Chiamato signore, che ho detto? Oh, comunque lavoro io, arrivano di tutto e di più. Lavora lei, c'è un cane. Va a cagare, va. Le priorità, Q, le priorità. Mica migliorare il mio canale, no? Averli tutti. Te li mando, ti mando il PNG se vuoi. Cioè i file. Vorrei pagare lei. Le pago il premium, che così mi sta svegliata tutta la notte. Boom. Posso fare degli upgrade? Del workshop posso fare. Dai. Bella idea. Aggiungere anche l'olio. Già non avevamo niente. Niente, dei pneumatici proprio non vuole, Ascolta, il livello di benzina come si è messo invece? Va benissimo, vabbè. Da pronto ci vorranno giorni perché torni a un buon prezzo. Cazzo, ho visto. Cliente del garage che vorrà le ruote, sicuro. E spaccano subito le ruote, eccolo lì. No, ce l'ho una ruota, che culo. Perché ne ho comprate tre prima? Regalano Cat Quest con il Prime Gaming, buono. È un bel gioco quello lì, ne hanno parlato bene tutti.
Non ho avuto modo di giocarlo, purtroppo. Ce lo dovrei avere, se non sbaglio. Semplicemente ho giocato altro. È anche su Apple Arcade, Cat, questo, vero? O comunque su iOS. Forse non su Apple Arcade, ma è uscito anche su iOS. I due erano uguali, ma con la coop. No, non l'ho giocato CatQuest. Lo avevo lì, ma da tanto tempo. Cioè, è vecchio CatQuest, il primo. Incredibile. Vedo quanto resterà lì. Ah, finché non esce l'altro. Tanto quello lì poi diventerà pubblico, eh. 5-6 anni fa. È vecchio CatQuest, infatti ricordavo. Troppo grindoso verso la fine. Mannaggia. ...2017. Allora sì. Ci compro delle patatine a gente. Madonna. Il fumo va via facile qua. Sembra quasi che crei dipendenza. Fumate. Com'è possibile, Ricky? Com'è possibile? Com'è possibile? Ma hai fatto un lavoro eccezionale? O hai fatto un fotomontaggio? Permesso. Thanks. Thanks. Adesso vado a vedere. Anche perché è ora di chiudere adesso, è ora di chiudere. Ah, salvo, voglio uscire da questo luogo, mi sta uscendo la testa. Mi sono divertito anche stasera, devo dirvi. Ti sfido a dirmi che è un fotomontaggio, impossibile dirlo, adesso vado a vedere. Allora, chissà come vai, però me lo aspettavo. Mi aspettavo esattamente quello che è. E va bene così, va bene così. Andate su Discord, che merita assolutamente quello che... quello che vedo, quello che vedo. Allora... io stasera vi mando da... da quel pazzo di tarlo. Ma sta guardando video di cucina. Ma adesso diciamo di fare qualcosa. C'è il Discord Sing comunque su Discord, sta andando. Vi mando da tarlo e diciamo, ma smetti di guardare video, mettiti a farle le cose, cucina, ok? Buonanotte belli, ci vediamo domani mattina con Hollow Gatto, a domani. E grazie di tutto naturalmente, grazie, 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 scusa, sono un po' codo, però veramente grazie, grazie.